Questa ricorrenza allora in forza soprattutto dell'invito del Signore che ci è stato rivolto ad essere perfetti come il Padre, ci ricorda ulteriormente quale sia il cammino che ogni cristiano battezzato deve intraprendere e quale sia la meta da raggiungere, la santità. Non dobbiamo avere paura di questo concetto, di questo percorso cui tutti siamo chiamati. E non dobbiamo pensare che sia un cammino riservato solo ad alcuni privilegiati. Il cammino di perfezione è proprio di ogni battezzato. E la santità è proprio la realizzazione del battesimo che abbiamo ricevuto. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. A questo siamo chiamati, carissimi fratelli e sorelle. A questo dobbiamo giungere per realizzare il nostro più recondito, ma profondo, vero ed unico desiderio: vivere la bellezza, la grandezza e la pienezza dell'amore di Dio. Che la Vergine Maria, la tutta santa e l'amato Padre Pio intercedano sempre per noi e ci accompagnino nel nostro pellegrinaggio terreno verso la perfezione. Così speriamo e così sia.